Comunque vi devo portare tanti saluti da un signore che si chiama, aspetta, era uno abbronzato, Barack Obama. Voi non ci crederete, ma sono andati a prendere in spiaggia il sole in due perché ha abbronzato anche la moglie. E vi devo dare una buona notizia, è uno molto bravo. E quando è venuto in Europa e ha fatto una 3 giorni qui, incontrando i capi di Stato e di Governo, incontrando i presidenti degli stati che fanno parte dell'Alleanza Atlantica, incontrando gli altri leader del G20, tutti, io e i miei colleghi, eravamo lì col cuore sospeso, perché l'avevamo visto parlare nella campagna elettorale anche successivamente, sempre con il prompter, detto anche in Italia il gobbo. Lui, come vedete, quando parla non è così incosciente come noi che diciamo quello che ci viene. Lui ha tutto scritto e con la testa fa così e poi mai che guardi diritto, perché il prompter è a destra e a sinistra. E allora tutti dicevamo: ma c'è o è uno che sa leggere bene? C'è alla grande. E questa è una cosa che ci deve fare tutti contenti, tutti soddisfatti, perché abbiamo bisogno che la più grande democrazia del mondo, che il più grande del paese del mondo siano in mani affidabili, che decideranno insieme a noi, ma con grande peso proprio, del nostro destino negli anni a venire.